Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, video nel quale voglio portare questa macchina a fare un percorso fuoristradistico. Ovviamente niente di esagerato, niente di così estremo, anche perché questa macchina non è un fuoristrada, però comunque ha delle buone capacità fuoristradistiche, soprattutto legate alla trazione. Per cui sono curioso di vedere come si comporta su strade di montagna a bassa aderenza, con ghiaia, ciotoli e con forti pendenze. Bene, sono arrivato al punto di partenza del tracciato. Faccio vedere un po' il panorama. Ok, praticamente si sale dove c'è quella macchina e si prosegue lì, prima su un pezzettino un pochettino asfaltato, i pezzi più ripidi sono asfaltati e poi diventa sterrato. Allora, ci troviamo a Porlezza e stiamo andando al rifugio San Lucio e poi al Monte Garzirola, se non c'è giù neve e se è fattibile. Bene, iniziamo adesso il nostro percorso. Vediamo se ci fanno passare. Sì, ci fanno passare. Bravi. Allora, cosa dire di questa macchina? Diciamo che appunto il suo punto forte è la trazione. La trazione secondo me le permette di andare ovunque e di fare qualsiasi cosa. La cosa che gioca un pochettino a suo svantaggio, anzi molto a suo svantaggio, è la trasmissione. Perché appunto il CVT sia in salita che in discesa, non avendo freno motore, appunto ti costringe a usare tantissimo i freni e soprattutto non reggendo, diciamo, alte sollecitazioni, elevate sollecitazioni, elevati sforzi, ti limita un pochettino nelle salite con tanta pendenza, in quanto l'olio della trasmissione si scalda praticamente subito e mettiamola così, non riesce a trasferire la coppia del motore alle ruote, quindi ti obbliga ad andare un pochettino più piano. Adesso siamo entrati nel primo pezzo di strada sterrata. Qua troviamo già un canalino di scolo che però riusciamo a sorpassare tranquillamente. E questa è anche un'occasione per provare le nuove gomme che ho montato. Ho montato le Yokohama Geolander, che sono le gomme con le quali, diciamo, vengono equipaggiate le versioni Wilderness in America, e voglio vedere, diciamo, come si comportano. Allora, devo dire che rispetto alle gomme normali, quelle che avevo su prima erano delle 4 stagioni normali, si avverte la differenza più che altro, diciamo, nel comfort di guida, perché sono molto più morbide, molto più tassellate, quindi anche se diciamo la strada è molto sconnessa, avverti meno, diciamo, la sensazione di rigidità, ecco. Ovviamente sto andando molto piano, 10-12 km orari, perché di più non posso andare, perché appunto non avendo comunque una gomma molto alta, non avendo un telaio a longheroni, la macchina le sente molto le sollecitazioni. Però per adesso, diciamo, sta salendo tranquillamente. Sarebbe interessante vedere la temperatura della trasmissione, perché il computer di bordo ti segnala la temperatura dell'olio del motore, ma non quella della trasmissione. E quando appunto la temperatura si alza parecchio, o comunque quando si vanno ad affrontare delle pendenze elevate, il motore non ti fa superare i 2000 giri, e questo risulta molto difficile. Ho provato ad affrontare alcuni tratti con pendenze di circa il 35-40% e la macchina ha fatto veramente fatica, perché appunto non riusciva ad andare a più di 2000 giri e quindi ero lì per lì che procedeva pianissimo,
3, 4, 5 km orari, oltretutto essendo dei fondi rigidi, cioè dei fondi sdrucciolevoli dissestati, non potevo, diciamo, andare a velocità costante, quindi ogni tanto dovevo anche rallentare, e questo ha reso veramente difficoltoso la salita, il procedere. Quindi diciamo che bisogna anche, fra virgolette, cercare un pochettino di informazioni sui percorsi che si scelgono. Questa è la prima tappa che si raggiunge. Adesso vi faccio vedere il panorama. Questa è la prima tappa che si raggiunge, ovvero questa piccola chiesetta, e fino a qua mi hanno detto che ci posso andare tranquillamente, ma visto che non ho notato particolari difficoltà, direi di proseguire. La strada è fatta tutta in questo modo per il momento, quindi niente di complicato, e dovrei arrivare praticamente là in cima. E niente, questo è il panorama che si vede da qua. Qua dobbiamo stare attenti perché è abbastanza profondo, però andando piano non dovremmo avere particolari difficoltà. Esatto, fatto in più totale tranquillità. Allora, l'olio della trasmissione si sente che si è scaldato molto, perché quando sono sceso dalla macchina sentivo una forte puzza di bruciato, e non è dovuta al motore, perché la temperatura del motore è di 97 gradi, ma è proprio dovuta all'olio della trasmissione che scaldandosi tanto fa questa puzza di bruciato e fa perdere un po' di prestazioni, un po' di coppia alla macchina. Ora, tanto di cappello che possiamo contare sull'elettrico, che ci dà un pochettino di coppia ai bassi regimi e scarica anche un po' il lavoro del motore termico. Però comunque questo è un problema se si vogliono affrontare questo tipo di strade. E adesso leggo in molti forum di gente che dice che non è vero, che si surriscalda eccetera, perché non si sa guidare la macchina, ma in realtà è che quest'auto comunque ha dei limiti, perché comunque sì, è vero, bisogna guidarla a gas costante senza solfeggi, ma quando affrontiamo queste strade in cui dobbiamo fermarci, ripartire,
andare a velocità molto ridotte e il cambio praticamente tiene un rapporto di marcia bassissimo, cortissimo, e tiene comunque la macchina in alto di giri rispetto alla velocità che stiamo sostenendo, cioè non ce n'è, si affatica parecchio. Ok, questo è un altro pezzettino, un pochettino, come dire, impegnativo, però andando piano lo passiamo senza problemi. Ok, ci siamo. Qua siamo a 12 gradi di pendenza, ci sono molti sassi, molti ciottoli, però ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, allora diciamo che avevo visto la strada su qualche video, ma penso che il maltempo, le piogge o comunque la neve che c'è stata e che adesso non c'è più abbia un pochettino peggiorato le condizioni dell'asfalto, le condizioni del terreno, che comunque ci sta perché è anche un buon modo per mettere alla prova attrazione e eventualmente X-Mod. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. They are invincible, and she's just in the background. And she sighed, I wish that I could be like the cool kids. All the cool kids play seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Ok, adesso siamo giunti al pezzo un pochettino più ostico che proverò a farvi vedere. Mamma mia che puzza di bruciato che c'è. Ok. Adesso dobbiamo salire praticamente qua. Quindi percorrere tutta questa strada che vi posso assicurare è molto pendente e non è per nulla facile. E niente. C'è già giù un pochino di fango, la strada è molto pendente, è molto dissestata, però come dicevo non mi sembra niente di così difficile. Ecco, l'unica cosa, qua devo prendere un pochettino di slancio sennò farò fatica. Come dicevo, l'unica cosa è che ovviamente non essendo un fuoristrada non puoi andare veloce e comunque vieni un pochettino sballottato avanti e indietro, e però penso comunque che questa auto a livello di SUV resti forse la più valida come a 360 gradi. Difficile trovare SUV della stessa categoria che fanno meglio. Ok, qua, anche qua devo prendere un pochettino di slancio. Ok, ho avuto una piccolissima perdita di aderenza, però siamo saliti senza problemi e penso che siamo quasi arrivati. Cintura.
Ecco, la cosa brutta è che dopo queste salitine c'è subito un canalino di scolo, quindi devo andare un pochettino più veloce e poi frenare subito dopo. Però anche col fango zero problemi, a parte quella piccolissima perdita di aderenza che però non ha comportato niente. Ok, abbiamo raggiunto la tappa intermedia, che è il rifugio San Lucio. Io mi fermo qua perché ho voglia di camminare, per cui al monte ci vado a piedi. Nel caso, se faccio in fretta, salgo in macchina. Allora, abbiamo appena lasciato giù la macchina e adesso proseguiamo a piedi, anche perché mi hanno detto che non si può salire più di tanto perché c'è giù tanta neve, anche se non sanno che la nostra macchina è chiamata la regina delle nevi, per cui non dovrebbe avere la minima difficoltà. Allora, questo è il panorama, la strada prosegue e dovremmo arrivare praticamente sopra là. Effettivamente un po' di neve c'è, quindi su a piedi vedo com'è. Poi scendo e ritorno su in macchina. Semplice. Allora, direi che la macchina qua non ci sale proprio, perché comunque non è profondissima la neve, ma è molto pendente e secondo me farebbe parecchia fatica a salire. E visto che non ho le catene, e visto che ho trovato uno o due fuoristrada che si sono fermati prima, non mi azzardo a salire. Adesso scendo e la difficoltà appunto sarà il fatto di avere pochissimo freno motore. Soprattutto in questi tratti, subito all'inizio, che la pendenza è elevata, per cui dovrò affidarmi a X-Mod. Per il resto non penso di incontrare grossissime difficoltà. Allora, sono arrivato a casa e purtroppo non sono riuscito a filmare tutta la discesa perché la fotocamera mi si è scaricata, però l'ho fatta tranquillamente senza nessun problema, come mi aspettavo. E vorrei concludere il video facendo un attimo un'analisi sulle capacità fuoristradistiche di quest'auto. Allora, è adatta a fare del fuoristrada? La risposta è no, perché non ha la struttura, però comunque è molto adatta a percorrere questo tipo di tracciati, perché si distreggia alla grande, ovviamente tenendo conto dei suoi punti di forza, che sono la trazione, che è formidabile, l'altezza da terra, che è abbastanza alta, e questo comunque aiuta, ma tenendo conto anche dei suoi limiti, ovvero l'angolo di attacco, che è di 19 gradi, che è molto risicato, soprattutto se magari bisogna affrontare certe pendenze, canalini di scolo, avvallamenti, cunette molto profonde, bisogna un attimo giocare con lo sterzo per non andare a spanciare. E poi l'altro limite è imposto dal cambio,
come dicevo, in discesa, perché pur utilizzando la prima marcia virtuale, in quel tipo di tracciato bisogna ricorrere molto al freno o a X-Mod. E per quanto riguarda le salite, perché appunto l'olio della trasmissione si scalda molto e fa perdere coppia al motore. Allora, io non ho mai avuto questo problema, non mi si è mai accesa la spia dell'olio della trasmissione e non ho mai sentito, diciamo, perdita di potenza da parte della macchina. Però comunque mi è capitato una volta dove dovevo percorrere una salita, ero quasi a 2000 metri di quota, una salita di 18 gradi circa, per cui siamo nell'ordine del 36% più o meno, e nonostante non avessi nessuna spia accesa, la macchina non mi faceva andare più di 2000 giri. Ho provato a ripercorrere la stessa salita lasciando riposare per un'oretta la macchina per vedere appunto se fosse stato un problema dell'olio, appunto della trasmissione, ma comunque non mi ha fatto superare più di 2000 giri, per cui a questo punto penso che sia proprio un limite imposto dal cambio o dall'elettronica che non ti fa superare un determinato numero di giri per non andare magari a creare danni alla trasmissione, al motore. Questa è stata, diciamo, la mia supposizione, per cui bisogna un attimo valutare anche queste cose, ecco. Magari nelle salite dove servono delle marce ridotte potremmo fare parecchia fatica. E meno male che comunque c'è un pochettino l'elettrico che ci dà quel minimo di coppia in più per salire. E se poi siete persone che percorrono molto spesso questo tipo di strade, vi consiglio di dotarvi di una gomma come la mia. Ripeto, io ho montato le Yokohama Geolander G015 All Terrain, o mi vengono in mente le Falken Wild Peak All Terrain, che sono un ottimo compromesso fra guida su strada, anche se perdete qualcosa in termini di dinamicità e direzionalità, però guadagnate un qualcosina in più quando andate a fare fuori strada, perché comunque veramente sentite, cioè io ho notato veramente tanto la differenza, cioè sentivo la macchina molto più morbida, come se si ammortizzasse di più, anche se in effetti non è così, ma probabilmente dato dalla struttura della gomma, e anche nel fango ho notato un maggiore controllo. E un'altra cosa che si potrebbe pensare di fare, io ancora non l'ho fatta, è dotare la macchina delle protezioni di acciaio nel sottoscocca, nella parte del motore del differenziale, così almeno non si rischia niente. E poi vabbè, ci sarebbero tante altre cose da fare a livello di modifiche per renderla un pochettino più prestante, però qua forse si entra in un campo un pochettino spinoso in termini di legalità, illegalità, ancora alcune dinamiche non mi sono chiare, per cui mi limito a dire le modifiche che secondo me si possono fare a livello legale, ecco. E spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se volete, lasciate qualche commento, datemi anche la vostra opinione su, appunto, sulle caratteristiche o sulle potenzialità di quest'auto nel percorrere fuori strada. Spero di percorrere altre strade così al più presto, anche se in quota adesso nevica, per cui molte strade sono chiuse. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!